future, come le donne che verranno e che hanno l'avvenire nelle loro mani. E questo è il titolo della 7ª edizione dell'Eredità delle Donne, il festival dedicato alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini, che si terrà anche quest'anno a Firenze dal 22 al 24 novembre. Un'edizione ispirata alla scienziata Marie Curie, a 90 anni dalla sua scomparsa, la quale affermava che nella vita nulla va temuto, bensì compreso. E sarà questo di fatto il mantra con il quale nel corso del festival si parlerà di guerra, pace, scienza e femminismo, discriminazione, leadership, medicina e intelligenza artificiale, con le quasi 100 ospiti del festival che animeranno 10 panel, innumerevoli approfondimenti, presentazioni di libri, interviste e talk. Un festival in continua crescita che mantiene le sue radici a Firenze quindi, ma da quest'anno si allarga a tutta Italia con il cartellone off, che sarà composto da circa 400 eventi sull'intero territorio nazionale tra laboratori, concerti, reading e molto altro. Quest'anno un'edizione speciale, io con grande orgoglio sono qui come prima sindaca donna della città di Firenze e con un programma che è un programma straordinario, che da Firenze parte in tutta Italia con più di 450 eventi in contemporanea che alzano l'attenzione su tutto quello che è l'universo del mondo al femminile, a partire dall'empowerment, dall'imprenditoria, dalla parità di genere e da tantissime altre azioni. Sappiamo bene che passi in avanti sono stati fatti, ma che ancora tanto c'è da fare. Apertura prevista appunto per venerdì 22 novembre al Teatro Niccolini alle 18.30 con il saluto di Serena Dandini e l'evento straordinario di questa edizione, ovvero il dialogo tra la cantante, attrice e autrice Ute Lemper e la giornalista, saggista e critica cinematografica Piera De Tassis. Alle 20.30 invece lo spettacolo di monologhi comici tutti al femminile, Mamma Mia. I restanti eventi poi si terranno negli spazi di Manifattura Tabacchi tra Sala Festa e Bookshop, Opera Prima e Zoo Hub. Future sono le donne future a cui noi teniamo molto, future, o come lo dicono meglio chi fa in Europa, è il futuro, e il futuro non si può pensare al futuro, anche se in un momento così terribile, proprio perché è un momento così terribile, noi dobbiamo pensare al futuro e non si può pensare senza le idee, i punti di vista delle donne che sono straordinari, rivoluzionari, innovativi, e quindi come sempre al 7º anno l'Eredità delle Donne chiama a sé questi stati generali.